Portoferraio, arrivano le telecamere, ci sono i soldi, impegnate le risorse con una determina. Ferrari, operativi a inizio 2017. Caso pacemaker, l'ASL, batteria del difibrillatore era al 69%, la nota, ultimo controllo effettuato a novembre. Allerta meteo, distribuita a tutti i sindaci la nuova app, ogni primo cittadino toscano ha un numero e una password personale. È uscito il numero di dicembre del giornale L'Elbano, il mensile gratuito in distribuzione negli esercizi commerciali dell'isola. Buonasera gentili telespettatori, benvenuti a Prima Pagina. Questa sera il nostro approfondimento è dedicato all'iniziativa La Civiltà dell'Acqua per riscoprire le risorse dell'antica cosmopoli. Grande partecipazione di pubblico all'evento che si è tenuto nei giorni scorsi. Vediamo. La Portoferraio più bella e meno conosciuta, visitata nello spazio di un pomeriggio. 180 persone provenienti da tutta l'Elba, affascinati dalla possibilità di toccare con mano il disegno dell'antica cosmopoli, così come l'avevano pensata gli architetti del grande Cosimo de' Medici, già prima di costruirla. Questo l'aspetto da esaltare del pomeriggio organizzato dal Lions Club Isola d'Elba e dal Comune di Portoferraio, in collaborazione con ASA, il gestore dei servizi idrici. Dai bastioni di Forte Falcone fino alla caserma dell'Auger, per terminare nei sotterranei di Palazzo della Biscotteria, una visita guidata ha permesso ai convenuti di visionare le mappe seicentesche dell'acquedotto e di ritrovarne le tracce ancora interamente presenti e ben conservate, scendendo verso la città, seguendo il tracciato ideato dagli ingegneri dell'epoca per sostenere la piccola comunità di Portoferraio dagli assedi nemici. Quale opportunità rappresenti questa struttura, queste fortificazioni? Andare alla ricerca delle radici, voler conoscere, voler capire quella che è la storia di Portoferraio, ma la storia dell'Elba, è importante che si manifesti tanto interesse. Noi siamo a disposizione, siamo presenti per dare queste opportunità e per restituire ciò che la storia ci aveva lasciato, ma che era stato un po' abbandonato per molti anni, ma oggi, grazie all'impegno della Cosimo de' Medici, viene riportato alla luce e alla fruibilità. Il racconto, mirabilmente sostenuto dal professor Giuseppe Massimo Battaglini, uno dei massimi conservatori della storia portoferraiese, è stato supportato anche dall'architetto Elisabetta Coltelli, profonda conoscitrice dei segreti della città sotterranea ed artefice delle splendide ristrutturazioni delle fortificazioni cittadine. Portoferraio è stata progettata, quindi è stata pianificata prima di essere realizzata, quindi sono state studiate le opere di urbanizzazione, che oggi chiamiamo semplici opere di urbanizzazione, che sono le strade, gli acquedotti, la fognatura, cioè le cose fondamentali per poter costruire una città. Quindi è stata studiata a tavolino, per cui è stato realizzato subito il reticolo idrico, immediatamente. L'adduzione è stata studiata perché doveva resistere agli assedi. È straordinaria, ma è straordinaria tutta la città, non soltanto il singolo monumento come si può ritrovare nelle città di impianto medievale o di altre città. La nostra, Portoferraio, è una città fortificata, pianificata, e quindi ha tutto questo reticolo straordinario, che è fatto con quattro mattoni come questi. All'interno c'è il cocciopesto, questo cocciopesto, e con questo passaggio l'acqua consentiva l'adduzione, l'acqua piovana consentiva di riempire le cisterne e quindi di alimentare tutta la vita della città. Dopo la visita guidata, la giornata si è conclusa a Palazzo della Biscotteria, dove si è tenuta una conferenza sulle risorse idriche dell'isola, dalle origini geologiche del patrimonio delle sorgenti alle testimonianze storiche dell'approvvigionamento e del fabbisogno nell'economia attuale. Mario Ferrari, sindaco di Portoferraio ed architetto, profondo conoscitore della materia, ha tracciato la storia delle soluzioni adottate in passato per risolvere i problemi idrici dell'Elba in relazione alla sua insularità. Sindaco Mario Ferrari, un'affluenza di pubblico veramente eccezionale, a testimonianza di quanto grande sia l'interesse della cittadinanza e non solo di tutta l'Elba, perché ci sono persone provenienti da tutta l'Elba, per le fortezze e i suoi tesori. È stata una meraviglia anche per noi, non ci aspettavamo
un'affluenza del genere. Con l'acqua rappresenta un aspetto importante della vita sociale e qui c'è l'occasione per raccontare la storia dell'acqua all'isola d'Elba, partendo dalle origini e arrivando fino ai giorni nostri. Ci faccio una chiosa storica, anche perché è più vicina ai nostri tempi. Quando è finita la necessità di Portoferraio e quindi della nostra civiltà moderna di avere questo sistema di approvvigionamento di acqua? Quando abbiamo rinunciato a tutto questo patrimonio? È finita nella seconda metà dell'Ottocento, quando per l'aumento della popolazione non era più sufficiente l'approvvigionamento per stoccaggio come in uso fino a quel momento, e fu realizzato il primo acquedotto di Valle di Lazzaro. Un privato cittadino, dove ricadono alcune sorgenti, le ha ripristinate in maniera veramente eccezionale e potrebbe essere l'occasione, almeno per Telelba, di farci una visita, e questa ce l'organizziamo. Da quel momento Portoferraio ha cominciato ad avere un vero e proprio acquedotto, che però non era del tutto sufficiente. Basti pensare che già a fine dell'Ottocento la Regia Marina portava l'acqua dalla Spezia o da Napoli con le navi cisterna. Oppure c'era un commercio di acqua dagli orti via mare con delle imbarcazioni in barili e l'acqua veniva distribuita per la calata. Tutto è cambiato con la realizzazione dello stabilimento dell'Ilva, dove grazie ad un accordo tra il comune di Portoferraio e la società siamo arrivati a consentire a Portoferraio di avere una quota parte dell'acqua proveniente dal massiccio del Capanne. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telelba. In apertura parliamo dell'impianto di videosorveglianza che verrà finalmente realizzato a Portoferraio. Sono state impegnate le risorse necessarie, un'opera molto attesa da parte della cittadinanza, soprattutto per i ripetuti episodi di vandalismo in città. Il sindaco Ferrari commenta dicendo: saremo operativi già nei primi mesi del 2017. Ecco i soldi per realizzare l'impianto di videosorveglianza a Portoferraio. 40.000 euro per 12 installazioni in diverse località della città. Un'opera attesa e più volte richiesta soprattutto per i numerosi episodi di vandalismo che da tempo si verificano in città. Ad essere presi di mira in passato sono stati edifici o siti di valore storico-culturale, ma anche negozianti e cittadini spesso hanno dovuto fare i conti con brutte sorprese ai loro esercizio alle abitazioni. Tra gli obiettivi che il Comune si prefigge di raggiungere con l'implementazione del sistema, si legge nella determina a firma del dirigente dell'area 3 del comune di Portoferraio, c'è quello del potenziamento della sicurezza urbana, della tutela dell'ordine pubblico, della tutela del patrimonio storico-artistico, del miglioramento della vivibilità, di riduzione della percezione di insicurezza da parte dei cittadini, di vigilanza e di riduzione dei fenomeni di criminalità diffusa, oltre al miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli interventi delle forze di polizia. Il sistema verrà realizzato attraverso l'installazione delle telecamere in diverse aree della città che trasmetteranno le immagini verso le centrali di videosorveglianza. Le postazioni saranno presso la sala operativa del Comando di Polizia Municipale, la caserma dei Carabinieri e il Commissariato di Polizia, e darà la possibilità di visionare in tempo reale o in differita le immagini. Le aree interessate dal progetto sono Piazza Gori, Via Garibaldi, Piazza Cavour, Calata Matteotti, Calata Mazzini, la zona Alto Fondale, Viale Manzoni, Le Ghiaie, Calata Italia, la zona ex Cantierino e località Orti, oltre alla zona degli impianti sportivi di San Giovanni, per un totale di 12 telecamere. Per la realizzazione dell'opera saranno impiegati oltre 40.000 euro. A questo punto
Il prossimo step sarà quello del bando per individuare la ditta esecutrice dei lavori. La cosa più importante è stata l'individuazione della risorsa economica per questo progetto, su cui l'amministrazione punta molto, commenta il sindaco Mario Ferrari. Finalmente si è chiuso questo percorso e di conseguenza in tempi brevissimi verrà avviata la procedura per la realizzazione. Già nei primi mesi del 2017 dovrebbe essere tutto operativo e funzionante e sicuramente sarà un contributo grosso per elevare il livello di sicurezza della città. Torniamo a parlare adesso del caso della signora deceduta nei giorni scorsi e su cui la procura di Livorno ha disposto l'autopsia per chiarirne le cause del decesso, se possono essere collegate al malfunzionamento dei pacemaker della St. Jude Medical. C'è una nota da parte dell'ASL che dice la batteria del defibrillatore era al 69%, l'ultimo controllo effettuato a novembre. Vediamo. L'azienda USL Toscana Nord-Ovest ha inviato una nota sul caso della signora Magda Sanguinetti, deceduta nei giorni scorsi all'Isola d'Elba. L'ASL porge le sue condoglianze alla famiglia e conferma la piena disponibilità a far emergere con chiarezza quanto accaduto. La signora, 77 anni, era stata sottoposta a impianto di ICD, defibrillatore cardioverter, nel 2012 ed eseguiva normali controlli periodici. A seguito della segnalazione ricevuta dalla ditta fornitrice degli impianti oggetto di alert, fanno sapere dall'azienda, abbiamo proceduto a richiamare la signora per una visita straordinaria eseguita a Portoferraio l'11 novembre scorso e in quell'occasione la paziente e la figlia sono state informate della problematica emersa a livello internazionale. Al momento del controllo, continua la nota, la memoria dell'impianto non ha evidenziato aritmie e o terapie erogate. La signora non era pacemaker dipendente e il device aveva ancora il 69% di capacità residua, ovvero aveva una carica in grado di assicurare il suo regolare funzionamento. Nel corso dell'incontro era stata segnalata la presenza di un allarme a vibrazione che si sarebbe attivato nel caso di esaurimento della batteria ed erano state date indicazioni alla signora e ai familiari sul comportamento da seguire in caso di avviso. Conformemente alle indicazioni condivise dal Ministero della Salute e dall'Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione AIAC, termina l'ASL Toscana Nord-Ovest, era stato programmato un nuovo controllo a 3 mesi. In azienda USL Toscana Nord-Ovest risultano attualmente 207 persone con questi dispositivi impiantati attivi. Dal momento dell'alert 195 persone sono già state controllate o hanno controlli programmati, mentre i restanti 12 lo saranno nei prossimi giorni. Dalla Banca Europea per gli investimenti sono in arrivo 250 milioni per la Toscana, tutti i dettagli nel servizio di Toscana Media. La Banca Europea per gli investimenti finanzierà con 250 milioni di euro la metà del piano di investimenti quinquennale da mezzo miliardo della Regione. L'accordo, presentato dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e dal Vicepresidente della BEI Dario Scannapieco, copre le opere previste tra 2016 e 2020 e prevede la restituzione dei prestiti in 25 anni a tassi intorno allo 0,8%. La prima operazione da 150 milioni è già stata firmata e servirà a finanziare progetti destinati alla messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in Toscana e alle infrastrutture come il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca. Altri 100 milioni di prestito, ancora da formalizzare ma già stabiliti, saranno investiti nell'edilizia residenziale pubblica. La Regione ha un forte impegno a investire perché siamo convinti che attraverso gli investimenti può passare la vera ripresa, la produttività e anche la creazione di lavoro nel nostro Paese. L'accordo con la Banca di Investimenti Europea è stata anche l'occasione per fare il punto sul modello toscano di utilizzo dei fondi europei. La Toscana sa spendere, spende bene e ha un moltiplicatore competitivo. Addirittura per ogni euro speso in questa regione riusciamo ad attivare con i fondi europei 7 euro nell'economia. E questo, insomma, è un risultato quasi unico. Gli altri 250 milioni del piano di investimenti 2016-2020 saranno reperiti dalla Regione attraverso altri fondi. È stata distribuita a tutti i sindaci della Toscana la nuova applicazione della Protezione Civile regionale per le allerta meteo. Ogni primo cittadino avrà un numero e una password personale. Vediamo.
È stata consegnata ai sindaci della Toscana la nuova app realizzata dalla Protezione Civile Regionale che permette di raggiungere in tempo reale, in maniera personalizzata e differenziata, i circa 3.500 soggetti, sindaci, tecnici e operatori, del sistema per offrire un monitoraggio mirato delle allerte. A distribuire la nuova applicazione per telefoni, ulteriore strumento che la Regione ha creato per arricchire il già articolato sistema della gestione dell'emergenza, è stato l'assessore alla Protezione Civile Federica Fratoni, che ad ogni sindaco ha consegnato un numero ed una password personale. Attraverso messaggi chiari e semplici, l'app comunicherà gli stati di allerta meteo e aggiornerà sulle criticità relative al singolo territorio interessato su smartphone, tablet, iPhone e iPad dei diretti interessati, ovunque essi si trovino. È infatti in grado di individuare i pluviometri e gli idrometri significativi per ciascun territorio e, in caso di superamento delle varie soglie pluviometriche e idrometriche, emetterà in tempo reale un suono, in modo che anche gli amministratori locali 24 ore su 24 possano essere informati in tempo reale sul momento preciso in cui vengono superati i livelli di attenzione. La gestione delle fasi di allerta e di emergenza in ciascun evento è fondamentale per limitare i danni e le difficoltà del territorio, ha detto Federica Fratoni. E la Regione sta cercando di sfruttare al massimo le possibilità che la tecnologia mette a disposizione, garantendo il miglior quadro informativo possibile. Ritengo molto importante queste giornate, ha continuato, che penso di ripetere periodicamente, perché le procedure da seguire siano note e condivise da tutti gli enti locali e gli stessi le recepiscano adeguatamente all'interno dei piani comunali e di protezione civile. La giornata è stata anche un momento formativo sulle procedure da seguire dal momento in cui scattano la vigilanza o l'allerta regionale. Sono state illustrate ai sindaci le procedure obbligatorie previste dalla normativa. Si è svolta a Firenze nei giorni scorsi una giornata dedicata alle politiche giovanili, dove si è parlato dei progetti Giovani Sì della Regione Toscana, finanziati con le risorse europee. Imparare lavorando anche in Toscana si può grazie ai progetti Giovani Sì della Regione Toscana finanziati con le risorse europee. Istruzione, formazione, alternanza scuola-lavoro e apprendistato, l'integrazione tra scuola e imprese. Questi temi affrontati nella giornata dedicata alle politiche giovanili che la Regione ha organizzato all'Obiol di Firenze tra risorse del Fondo Sociale Europeo e riforma della Buona Scuola. E noi ci stiamo davvero impegnando molto per creare delle filiere formative che siano appunto collegate anche ai nostri distretti economici e che davvero creino una sinergia virtuosa fra scuole, centri di formazione, università e imprese e mondo del lavoro. La Regione ha finanziato con 8 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo 70 corsi che serviranno a formare circa 1.000 giovani. L'obiettivo del modello di alternanza scuola-lavoro è portare i ragazzi a conseguire titoli di studio che consenta loro di trovare un'occupazione. Per una parte dei giovani studenti delle terze e quarte classi delle scuole superiori, l'apprendimento in impresa avviene tramite un contratto di apprendistato. Grazie a questo virtuoso incrocio tra azienda e scuola è possibile per alcune aziende riuscire in qualche modo a costruire questo percorso di 1.400 ore che consentono al ragazzo di essere retribuito. Altro modo per avvicinare i giovani al mondo del lavoro è quello dell'alternanza di 400 ore annue a partire dal secondo anno del percorso di istruzione e formazione professionale, a cui si aggiunge anche la possibilità di fare un'esperienza di impresa formativa simulata. Bentornati in studio, apriamo questa seconda parte parlando dell'uscita del numero di dicembre del nostro giornale cartaceo mensile L'Elbano, il mensile che è gratuito ed è in distribuzione in tutti gli esercizi commerciali dell'isola. L'Elba non dimentichi accoglienza e solidarietà in occasione del Natale. È questo il titolo di prima pagina del numero di dicembre dell'Elbano, il mensile gratuito in distribuzione in tutti i pubblici esercizi dell'isola. L'articolo di apertura infatti è incentrato su una lunga intervista con Don Gianni Mariani, parroco di San Giuseppe a Portoferraio, forse la persona che più di ogni altro ha percezione del disagio sociale in atto, non solo fra gli immigrati, ma anche fra la popolazione locale.
Il messaggio di solidarietà verso coloro che vivono alla soglia della povertà in questi giorni di festa per tutti è quello in maggior evidenza, in un numero comunque facile da sfogliare e ricco di contenuti. Dalla ricetta natalizia dello chef Massimo Poli alla miniera del gusto di Rio Marina, per la parte enogastronomica, dalla tradizione dell'albero di Natale e delle sue personalizzazioni al benessere da provare come un vestito del nuovo showroom di MVD, fino alla storia della Filarmonica Elbana. E poi dalle foto dei nostri amici a quattro zampe a quelle dei personaggi della nostra isola, per concludere con la pagina dedicata alla Val di Cornia e con la classica e imperdibile letterina di Natale di Fabrizio Prianti. Insieme all'Elbano, come al solito, troverete l'inserto mensile Le, con consigli dalle aziende su shopping natalizio, appuntamenti e spettacoli. Oltre ad essere in distribuzione gratuita nei pubblici esercizi, l'Elbano può essere ritirato nella sede di Teleelba e TNews, in via del Carburo numero 6, a Portoferraio. Verrà presentato venerdì 9 dicembre nell'Aula Magna del Liceo Foresi al Grigolo il libro Nazario Sauro, storia di un marinaio. Vediamo i dettagli. Nazario Sauro, storia di un marinaio, è il titolo del volume che verrà presentato presso l'Aula Magna del Foresi, nella sede del Grigolo, venerdì 9 dicembre alle ore 12. Scritto a quattro mani da Romano e Francesco Sauro, rispettivamente nipote e pronipote di Nazario Sauro, il libro si inserisce nell'ambito di un progetto iniziato nell'ottobre scorso e che si concluderà nell'ottobre 2018. Si tratta del progetto Sauro 100, un viaggio in barca a vela per 100 porti per 100 anni di storia. Il progetto prevede la circumnavigazione della nostra penisola, partita da Sanremo nel mese di ottobre 2016, anno del centesimo anniversario del martirio di Nazario Sauro, e arrivo a Trieste nel mese di ottobre 2018, anno del centesimo anniversario dell'impresa di Premuda da parte di Luigi Rizzo, dopo aver toccato 100 porti italiani ed esteri, tra cui Corfù e Durazzo. L'iniziativa presso la sede scolastica, organizzata in collaborazione con la sezione della Lega Navale di Portoferraio, vedrà la partecipazione, oltre che dell'autore, l'ammiraglio Romano Sauro, contrammiraglio in riserva e commissario straordinario della Lega Navale Italiana, anche degli studenti e di alcuni dirigenti della sezione della Lega Navale di Portoferraio. Con la Lega di Portoferraio, spiega il preside del Foresi Enzo Giorgio Fazio, abbiamo avviato una collaborazione che dovrebbe portare ad un contributo concreto nell'implementazione di una didattica legata al territorio e prospettato un lavoro comune per una serie di attività sportive legate alla vela e alla percezione delle peculiarità insulari e dunque marine. L'iniziativa si configura anche come un momento di orientamento universitario e lavorativo. Un albero di Natale per regalare un augurio e inviare un messaggio importante. Stiamo parlando dell'albero di Natale dell'Avis, che è stato allestito dai volontari in Largo Donatori di Sangue a Portoferraio. Un gesto per regalare un augurio natalizio e allo stesso tempo inviare un velato messaggio ai cittadini. È questa la motivazione che ha spinto i donatori dell'Avis di Portoferraio a dotare la piazzetta loro dedicata e titolata Largo Donatori di Sangue di un albero di Natale in vista delle festività. Si tratta di un abete collocato al centro dell'aiuola e dotato di luci multicolori ed un addobbo caratterizzato da gocce di cartone rosso con la scritta dell'associazione. L'allestimento luminoso e la messa in opera è stata donata e realizzata da Massimo Paglia, tecnico dell'omonima ditta, ma soprattutto volontario donatore. Inoltre è stata del presidente dell'associazione Dante Leonardi l'idea di realizzare una buona fornitura di gocce rosse di carta che serviranno per raccogliere pensieri e messaggi di augurio e di speranza. Le cartoline compilate troveranno collocazione proprio sull'abete natalizio, rendendolo ancora più bello e ricco di suggestione. È chiaro il messaggio che l'Avis vuol far trapelare e ci permettiamo di interpretarlo così come lo abbiamo percepito. Regala una goccia di sangue, anche una sola, perché proprio quella goccia potrebbe salvare una vita e se ancora non sei donatore, pensaci, ma non con la testa, con il cuore. In chiusura di telegiornale parliamo di arti marziali, bronzo in Coppa Italia per Eddie Corsi, una grande prestazione dell'atleta elbano del Foodog nel torneo di Roma. Grande soddisfazione per il team Foodog di Porto Azzurro che con il suo atleta Edoardo Corsi, capitanato dal coach Vincenzo Labroca e dal suo secondo Riccardo Ravaioli, ha recentemente ottenuto la medaglia di bronzo alla Coppa Italia di Arti Marziali Miste, che vedeva sfidarsi atleti provenienti da tutta la nazione.
Sabato 3 dicembre l'ennesima vittoria per il nostro Eddy allo Storm di Roma, che con verdetto unanime ha battuto ai punti l'atleta locale Emanuele Pazienza del team Fight Clan. Siamo molto soddisfatti dei risultati, ha commentato il coach La Broca. Ci stiamo allenando duramente e vedere i nostri sforzi trasformarsi in vittorie ci dà ancora più stimoli a fare bene, soprattutto in questo sport di nicchia poco conosciuto e che stiamo cercando di valorizzare il più possibile, anche con i nostri eventi che ormai da 2 anni organizziamo sull'isola insieme al team leader in Italia, lo Hung Moon di Roma. Ancora grandi obiettivi quindi per il nostro atleta di casa, che continuerà ad allenarsi duramente in vista dei prossimi match. È tutto per questa edizione del telegiornale di Teleelba, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni.